Se mi spostate nessuno un altro, quindi Pietro, questa è Gianluca, Bognoti Gian Cristoforo, Odelli Agostina Angela, Tosi Nadia, Giorgi Silvia, Gazzoli Angelo Celeste, Bressanelli Giovanni Luigi, Franchi Angelo, Bressanelli Mirko, Gabriolini Severino, Morda Nioma, La Franchi Marina, Ceresetti, La Franchi Riga. Tutti presenti, comunque
noi la rimettiamo se tutti gli altri sono diventati e va tutti quando vengono. Importante noi qual è l'errore della situazione. Più leggere la parte in fondo, dobbiamo vedere. Mi sono preso i danni che si stanno venendo per gli altri se non ti ripassi. Comunque è verbale. Sì, sì. No, no, è anche il pubblico. No, no, quelli che erano consultati non erano voi, erano all'asta e erano corretti. Qui è. Vedo che ad esempio questa è con voti favorevoli, contrari, astenuti, e poi c'è qui l'altra sicurezza con tutti i favori. Quindi allora, quella di prima, torniamo dietro un passo, per gli incarichi esterni se non c'è un voto solo, quindi tutti favorevoli, no? No, astenuti tre. Allora, poi c'è gli altri. Allora, qua anche qui, con voti favorevoli 8, contro nessuno astenuto, astenuti 3, è la delibera numero 4, imposta con una sugli immobili, conferma l'interpretazione dell'anno 2011. E quindi anche di sistemare. Questa qui è l'ora invece, questa è la andava bene, quindi non sto a rileggerla. Prendevo la forma di riserva, non si conosca, io non ci vedo. Perfetto, mettiamo a posto le carte. Questo del piano delle aree, allora, con voti favorevoli, ci vediamo in 3. Posizione numero 7 del programma finale dell'attuale Pisa. Prima arriviamo a un voto favorevole 8 e astenuti 3. Previsione numero 8, conferimento speso di funzionamento della pubblica amministrazione alla società di Fenale. Il piano triennale 2013, articolo 2. Qui con voti. Questa è unanime, sono molto favorevoli tutti insieme. Posizione numero 9, esame emendamento e promozione del bilancio di previsione per il ciclo finanziario 2011 e della relazione previsionale programmatica del bilancio triennale relativa al triennio 2011-2013. Quindi c'è una limitazione articolata con voti favorevoli 3, contrari 8 per quanto riguarda il corso che dicevo prima dell'inversione dell'ordine del giorno. E poi c'è tutta una votazione che comunque se avete controllato va bene, parliamo corretto. Riconoscimento, delibera numero 10, riconoscimento e finanziamento del tipo di bilancio, nel senso dell'articolo 54.1 lettera A, del decreto legge 18.2000/2007, sentenza esecutiva sul corso presentato dal Presidente di Mirko, anche qui con voti favorevoli 10, astenuto 1, richiesta al Presidente della Zona Lombardia di classificare la strada comunale tratta dalla spessa di 55 da progressiva chilometro 0, 100 a progressiva chilometro 0, 70 in cui mi serve, il numero 11, che è una votazione con 10 favorevoli e 1 astenuto, delegazione numero 12, approvazione della convenzione per la gestione della tutela del sistema elettrico dell'acqua corrente dei lasci cantanti 79, denominata sede del Comune di Serre Oreimbre, anche qui, favorevoli 8, astenuti 3, che è stata deliberata e approvata. Se non ci sono altre osservazioni, passiamo. Sì. Vabbè, se c'erano osservazioni ancora, non ce ne sono, passiamo alla votazione. Chi si astiene? Chi è contrario? Chi è favorevole? Secondo punto l'ordine del giorno, lezione numero 14, approvazione di conto di gestione anno 2010. Prego l'assessore Pianelli, Luigi, se può restarci. Grazie. Allora, il conto consultivo è un adempimento che riguarda l'adempimento principale di questo consiglio e riguarda appunto il conteggio finale per quanto riguarda l'esercizio 2010. Come tutti i rendiconti, se i bilanci di previsione hanno il difetto di essere di dover prevedere, i rendiconti hanno come loro punto debole fatto
un punto e poi dopodiché la realtà cambia. Comunque sia, la legge impone che ci sia una verifica dei conti. Per quanto riguarda il bilancio del Comune di Sedolo, per quanto riguarda il 2010, porta un avanzo di amministrazione di 12.000 euro circa. Vorrei far notare una cosa che deriva anche da una gestione prudenziale. Vorrei far notare, come dice anche il revisore, che diciamo così è stata molto più più rigorosa l'accertamento dell'eliminazione dei residui attivi piuttosto che quelli passivi. Io non avrei niente altro più da dire, nel senso che c'è una relazione della giunta che è nota e anche del revisore e secondo me è sufficientemente esaustiva. Vorrei invece fare due precisazioni, in quanto una riguarda il fatto che stiamo provando adesso che è giugno e non alla fine di aprile. Ecco, io qui sono un po' pedante, ma vorrei spiegare due cose. La prima è che ci sono due adempimenti, come ho già accennato prima, che riguardano il bilancio. Uno è il bilancio preventivo, per il quale c'è un termine perentorio, che quest'anno è stato eccezionalmente spostato al 30 giugno, ma visto sui giornali oggi c'è addirittura, questo fine di oggi, una richiesta dei sindaci di spostarlo al 30 del 7. Bilancio preventivo che deve essere approvato entro i termini, comuni se non approvato nei termini molti due mesi fa, perché in base al bilancio preventivo si possono assumere delle spese e far funzionare il comune. Quindi proprio per questo motivo la mancata approvazione di un bilancio preventivo comporta il commissariamento, quello che è successo l'anno scorso, tanto per capirci, al sindaco di Coglio, che probabilmente capiterà al sindaco di Mano. E questo è un discorso. Per quanto riguarda il conto consuntivo, non c'è un termine per l'entrata, c'è un termine che la legge stabilisce. Detto questo, quest'anno il Comune di Sedolo si è trovato a approvarlo più tardi rispetto al solito 30 aprile per un motivo molto semplice. Non ci sono motivi recogniti, semplicemente, come sapete, il Comune di Sedolo si avvale per la collaborazione di un gasoliere che ci viene distaccato dal Comune di San Pietro, per il quale, tra virgolette, ringraziamo anche il sindaco di San Pietro per la disponibilità. E questo ci comporta due cose: uno, di avere un professionista valido e di avere un costo contenuto, ma questo comporta che a volte, come è successo quest'anno, non sia possibile avere, come si chiama, una presenza costante. Dopodiché vorrei aggiungere anche un'altra cosa, che pure il nostro segretario è arrivato a settembre quest'anno, quindi risulta anche lui, ma sembra di vedere tutto bene come era di bilancio. Questi sono i motivi particolari. Non, ripeto, non è questo un adempimento che dà anche a nessuna, come si chiama, sanzione nei confronti del Comune, non solo, ma è un adempimento che viene che nei fatti non comporta nessun danno per nessuno. Detto questo, c'è un altro discorso che vorrei affrontare, che è quello della partecipazione in TSN. Anche qui vorrei fare due precisazioni. L'anno scorso, nel 2010, c'è un decreto, quello 78-2010, che è stato convertito nella legge 122, che all'articolo 6 dice che le pubbliche amministrazioni non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito e così via. Le società che siano state in perdita in un esercizio, ovvero che abbiano utilizzato delle riserve. Questo decreto di fatto ha tolto ogni possibilità al Comune di Sedolo di avere una decisione sulla questione di TSN, perché vorrei ricordare che non c'è stata bene. La gestione ha azzerato il corso della partecipazione, si può fare tutte le critiche che si vuole, ma di fatto non esiste il Consiglio Comunale che possa decidere in base alle leggi che stanno sotto di lui. E questa è una questione che noi poi ribadiremo anche nella proposta di approvazione del bilancio. Ecco, vorrei che si dicesse questo per fare chiarezza, non si tratta di niente altro. Il Comune non può disporre di questa sua facoltà. Quello che la legge dice eventualmente sul fatto di partecipare o meno, cioè di assumere altre partecipazioni, è appunto un altro discorso, così come il fatto che della dismissione. Qui non si tratta né dell'una né dell'altra cosa, questo l'ho preciso perché vorrei che fosse chiaro una volta per tutte.
paradossalmente, se anche tutto il Consiglio Comunale fosse stato d'accordo per fare il Comunale iniziare a dire, questo è quanto, ma ripeto, non si è andato in Consiglio perché non è in materia di Consiglio. Io non avrei altro da aggiungere, se ci sono ovviamente domande o situazioni, grazie. Ci sono interventi? Leggo il nostro intervento, come al solito. Dunque, ci vediamo un po', almeno per poche volte che ci vediamo. Signor Sindaco, signori assessori, colleghi consiglieri, cari concittadini, eccetera, eccetera. Crediamo che l'amministrazione comunale si debba porre l'obiettivo, nell'ambito delle proprie finalità, di soddisfare al meglio i bisogni della collettività, con il minor utilizzo di risorse, dimostrandosi capace di creare utilità o valore con il vincolo di mantenere il più possibile integra la propria dotazione di capitale. A questo riguardo assume un ruolo fondamentale l'analisi attenta del rendiconto annuale, che oltre a fornire informazioni di carattere economico, finanziario e patrimoniale, deve evidenziare anche i risultati socialmente rilevanti prodotti dall'ente e consentire di valutare l'impatto delle politiche locali e dei servizi del comune sul benessere sociale e sull'economia insediata. Non appare superfluo ricordare come il rendiconto rappresenta il momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, un documento in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultati dalla completa realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutando l'eventuale spostamento e analizzando le ragioni. Attraverso la presentazione del rendiconto l'ente locale si mostra il profilo di cosiddetta accountability raggiunto, vale a dire degli aspetti di responsabilizzazione e di capacità di rendere il conto della propria attività, sia sotto il profilo interno, relativo all'uso delle risorse orientate al raggiungimento di risultati di efficacia, efficienza e di buona qualità dei servizi resi, sia esterno, vale a dire connettato alla soddisfazione dei cittadini e al perseguimento del benessere sociale dell'intera comunità rappresentata, sia infine, con riferimento all'aspetto contabile, veicolato attraverso la dimostrazione dei progetti realizzati, contenuti delle azioni e decisioni amministrative con corrispondente responsabilizzazione dei dirigenti e amministratori. Analizzando lo stato di rendiconto di gestione 2010 del Comune di Cervero, nonostante l'incompletezza dei dati riportati, soprattutto per la scarsità di informazioni contenute nella relazione della Giunta e del revisore dei conti, in contrasto anche con quanto invece previsto dalle normative vigenti, possiamo tranquillamente affermare che quella messa in atto da questa maggioranza è una gestione a dir poco sconsolante e frutto di un'amministrazione non all'altezza del compito che i cittadini le hanno affidato. Ma analizziamo nel dettaglio alcuni degli aspetti che ci portano a questa triste conclusione. 1. Il rendiconto 2010 viene presentato all'organo consigliare per la sua approvazione quasi due mesi dopo i tempi previsti per legge, entro il 30 aprile 2011, e solo dopo un richiamo scritto da parte della Prefettura e l'una da parte del difensore civico regionale, che ricordiamo essere competente per la nomina del commissario d'acta chiamato ad approvare il bilancio in caso di inadempienza dell'amministrazione. Richiami cui il sindaco si è ben guardato ad informare il Consiglio Comunale, sebbene questo sia l'organo chiamato a deliberare sull'argomento. Perché il testo unico degli enti locali non prevede una specifica sanzione decadenziale in caso di mancata approvazione del consuntivo nei termini predetti, diversamente da quanto previsto invece per il bilancio preventivo, scioglimento del Consiglio, le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti hanno più volte evidenziato la criticità conseguente nel rispetto dei termini. Una recente deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise, in proposito, si sofferma sulle conseguenze definendole molteplici e di diversa natura, dirette, indirette e differite, con ineludibile ripercussione sugli esercizi successivi, tali da ridere o minacciare la sana gestione finanziaria dell'ente o gli equilibri di bilancio. La sezione rileva innanzitutto come la mancata approvazione del rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà di far corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia. Inoltre, la ritardata deliberazione del rendiconto configura l'ipotesi di perdurato inerzia o ritardo nell'adozione di un atto obbligatorio per legge, cui può conseguire l'attivazione della procedura circa l'esercizio di poteri sostitutivi degli organi da esercitare attraverso un commissario ad acta. La mancata approvazione dei termini determina altresì fino all'adempimento la condizione di ente strutturalmente deficitario, soggettato ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. La sezione ritiene infine di sottolineare come nell'analoga situazione versino gli enti che non presentino il comunicato del rendiconto con l'annessa tabella di cui al comma 1 dell'articolo 242 del testo unico, sino alla venuta presentazione. Pertanto, contrariamente a quanto affermato nella relazione del revisore, pagina 6, che quindi non risulta, secondo noi, corretta, al momento, fino alla venuta presentazione del certificato, il Comune di Cervero risulta essere un ente strutturalmente deficitario. Si
situazione che testimonia un comportamento difforme da una sana gestione finanziaria e che, come già detto, assoggetta l'ente ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Punto 2. Abbiamo buoni motivi per credere che il conto del patrimonio sia stato redatto senza aver provveduto all'aggiornamento alimentario, visto che questo non è stato legato al fascicolo che ci è stato trasmesso. Punto 3. La delibera di salvaguardia di equilibrio di bilancio, numero 17 del 2010, allegata al rendiconto, così come quella relativa alla variazione di bilancio, dalla numero 18 del 2010, citata a pagina 2 della relazione della Giunta, come noi sappiamo, sono state annullate dalla sentenza 134 del TAR, del TAR di Brescia, con cui sono state annullate tutte le deliberazioni consigliate assunte dal Consiglio Comunale di Sella in data 8 ottobre 2010. Come ricorderete, il TAR si è espresso in favore della, citiamo testualmente, cancellazione degli atti adottati in violazione del regolamento del Consiglio Comunale, specificando che la pronuncia dell'annullamento non estende però i provvedimenti di convalida sopravvenuti che corrispondono ad un'autonoma manifestazione di volontà del Consiglio Comunale. Pertanto le delibere in questione sono state cancellate e se, come evidenziato dal TAR, i provvedimenti di convalida assunti in data 29/12/2010 corrispondono ad un'autonoma manifestazione di volontà del Consiglio Comunale, appare palese, a nostro avviso, e a nostro avviso logico, che la loro efficacia ricorre dalla data della loro emanazione, 29 dicembre, e non abbiamo di non abbia un valore retroattivo. Tesi così dice supportata peraltro anche dal TAR Veneto. Non è possibile convalidare un vizio dovuto ad un mancato accadimento storico non rimediabile se non mediante rinnovazione degli atti. 4. Se viene sempre visto la normativa, non troviamo tracce in nessuna delle due relazioni, in qualsiasi altro documento che ci è stato consegnato, del debito fuori bilancio di 45.000 euro riconosciuto al Consiglio e ordinato al riconoscimento a favore di prefabbricati Comuna, a quale il Comune è stato condannato al TAR per illeciti commessi nel corso dello svolgimento della gara per la bonifica dell'area ex Cucinati. 5. Come giustamente sottolineato l'assessore Bressanelli nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale, i bilanci sono fatti con i numeri e bisogna saperli leggere. Tra i numeri presenti in questo bilancio non passano certo inosservati i 8.600.000 euro di mutui, pari a quasi 5.800 euro pro capite per ogni cittadino del Comune, ne ha dati compresi, senza considerare gli altri debiti, ad esempio quelli verso i fornitori. Mutui che solo per il 2010 hanno visto uscire dalle casse del Comune quasi 500.000 euro tra rinnovo di capitale e quota di interessi, e che grazie alla vostra decisione di rinegoziare alcuni mutui per un importo totale, interessi esclusi pari a circa 793.000 euro, nei prossimi anni ci costeranno oltre 500.000 euro di interessi in più. Ricordiamo ancora che con le vecchie condizioni gli interessi sarebbero ammontati circa 280.000 euro, ma con la vostra rinegoziazione, allungamento della durata dei mutui in 30 anni, con alcuni, in alcuni casi addirittura l'aumento del tasso di interesse, questi registreranno un incremento di ulteriori 517.000 euro, portando il debito totale circa a 1.600.000 euro. Indubbiamente si tratta di un'operazione di indebitamento che ha portato solo apparenti benefici immediati per l'attuale amministrazione, che può così usufruire di una maggiore disponibilità di cassa. Negli anni a venire, di contro, subentrerà progressivamente una sempre maggiore spesa che graverà sugli amministratori futuri che si troveranno a dover fronteggiare una situazione insostenibile. Ma questa parte non è solo la vostra preoccupazione, visto che non avete trovato rimedio che accendere nel 2011 nuovi mutui per la realizzazione degli impianti fotovoltaici e per dispensare di riciclati. Anziché richiedere un mutuo di 250.000 euro per gli impianti fotovoltaici per la pista ciclabile, investimenti senza ritorno economico, avremmo potuto valutare la possibilità di realizzare una centralina idroelettrica nell'alveo del fiume Orio, magari si reggeva vale come anche servizi, società pubblica partecipata al comune e indubbiamente in possesso del necessario know-how, visto che ha già realizzato impianti simili per conto di altri comuni, che ci avrebbe garantito il 50% degli utili che avremmo poi potuto utilizzare per realizzare numerose opere. La stessa missione del sindaco nel corso dell'ultimo consiglio comunale, però l'ipotesi non è stata nemmeno presa in considerazione e si è preferito lasciare fare al privato, la società Imbre, che al comune riconoscerà solo le briciole, quantificabili in poco meno di 15.000 euro annui. Sempre nel corso dell'ultimo consiglio, l'assessore Bersanelli, che è sicuramente in possesso di informazioni di prima mano, ha confermato che gli impianti di prossima realizzazione sull'olio dovrebbe avere una produzione media annua di circa 1.300.000 kWh. Numeri alla mano, quindi dovrebbe garantire un fatturato di circa 290.000 euro annui, il cui 50%, quello che ci avrebbe garantito vale la maglia servizi, è pari a circa 150.000 euro, 10 volte più di quello che avete spuntato al privato. Abbiamo già espresso una poca perplessità in merito alla convenzione stipulata con la società Imbre, perplessità dovuta innanzitutto all'appiattimento del comune di fronte alla proposta del privato. Riteniamo infatti che con un po' più di oculatezza si sarebbero potute spuntare condizioni migliori o addirittura, come già sottolineato, sfruttare per una volta le risorse che il nostro territorio ci mette a disposizione,
così da poter realizzare un impianto a cui proprietà e quindi anche gli utili da esso prodotti sarebbero stati interamente pubblici. Siamo tutti d'accordo sul fatto che l'acqua sia un bene pubblico e tale debba restare, però crediamo anche che l'acqua sia una risorsa e che i frutti del suo sfruttamento debbano rimanere in mano pubblica, e tra questi frutti troviamo indubbiamente anche gli utili derivanti dalla produzione di energia elettrica. È risaputo che un impianto di questo genere può produrre molti utili, ed è proprio per questo che ci chiediamo perché lo facciamo fare in privati quando avremmo potuto farla noi ricavarci dalle quattrini? E se questo è un altro esempio della scarsa lungimiranza da sempre palesata alla vostra amministrazione, perché questa scelta? Forse perché la Imbra è espressione di persone, istituti di credito e società che tutti ben conosciamo e che sono molto vicine alla vostra compagine? Sarà il tempo a darci le risposte, di certo casi come questo crediamo possono legittimare la convinzione che chi amministra opera con un'ottica conservativa rispetto agli interessi non del tutto quelli della comunità amministrata, e che troppo spesso mira a favorire gli interessi di alcuni privati anziché quelli della popolazione. Continuando con la nostra analisi, non possiamo certo tralasciare numerosi casi di conflitto di interesse di cui siamo venuti a conoscenza, che abbiamo più volte segnalato e che sono stati oggetto anche di interrogazioni. Per esempio, i finanziamenti a favore di società private che hanno in affidamento al comune servizi pubblici, che dal comune ricevono notevoli somme di denaro e del quale non devono rendicontare il modo con cui viene speso e i cui soci sono congiunti di alcuni membri della maggioranza, senza dimenticare i numerosi contributi erogati a vari titoli in misura diseguale a talune associazioni piuttosto che ad altre senza criteri definiti. Cari colleghi, riteniamo che i soci pubblici non possono essere distribuiti a fondo per tutto a pioggia, che peraltro pare sempre copioso sulle nostre zone della comunità, mentre altre sono quasi desertiche, ma devono essere concessi sulla base di progetti di investimento e consuntivi di spesa. Punto 7. Ovviamente nel documento di discussione questa sera non si fa nessun accenno alla questione legno e energia, che lo ricordiamo ancora una volta, risulta di pittrice in confronto al Comune Sellero per oltre 430.000 euro di affitti non pagati, soprattutto quando l'amministratore delegato alla società era il sindaco Bressanelli. Nulla c'è altro di sapere sull'esito della vicenda e sul destino del capannone in oggetto, se non quello che le voci di popolo hanno portato al nostro orecchio, ovvero che l'amministrazione sarebbe intenzionata ad affittare parte del capannone di SN, la mamma di Legno Energia, e al consorzio forestale Valle Leone, a sua volta azionisti di SN, e realizzare un nuovo impianto fotovoltaico sul capannone in oggetto, intervento che, sempre secondo i rumori di popolo, il comune pretenderebbe fosse finanziato dalla comunità montana per circa 150.000 euro, la stessa somma di cui ci pare a euro più o meno, la comunità montana è creditrice nei confronti di Legno Energia per impegni presi e mai rispettati, come in questo caso, quello della società del sindaco Bressanelli. Se ciò fosse vero, concedetecelo, sarebbe un'ulteriore dimostrazione che non esiste limite alla faccia tosta del nostro sindaco. Punto 8. Dobbiamo confessare infine che non ci stupisce poi molto che nel rendiconto non si faccia accenno alcuno alla questione della cessione di PSN, su cui anche la prefettura e Corte dei Conti, a seguito del nostro esposto, hanno aperto delle istruttorie e hanno chiesto chiarimenti urgenti. Anche in questo caso, però, il sindaco si è ben guardato ad informare il Consiglio Comunale. Tutta la faccenda è solo un altro esempio di come a Sellero l'interesse pubblico troppo spesso venga accantonato a favore degli interessi di alcuni privati. Al Comune di Sellero, infatti, di quello che pochi anni fa era stato presentato come il fiore all'occhiello dell'amministrazione comunale, per la realizzazione del quale sono stati investiti oltre 20 miliardi di vecchie lire, di cui buona parte proveniente dalle tasche dei cittadini comuni e lombardi, parte della somma è stata erogata al Pirellone a fondo perduto, mentre per la parte mancante hanno dovuto mettere mano al portafoglio il Comune di Sellero, altri enti, società pubbliche e comune, diverse aziende private e anche alcuni piccoli risparmiatori che avevano creduto nell'adottare il progetto. Ora, non solo del famoso gioiello, ora non sono rimasti nemmeno i muri al comune. In compenso però c'è rimasto del mutuo da pagare. A nostro parere le modalità con cui è stata effettuata la cessione, considerando anche i vari aumenti di capitale, dovrebbero configurare per il comune una perdita patrimoniale di un danno erariale di circa 1 milione di euro, che gli amministratori funzionari responsabili potrebbero essere chiamati a risarcire. Per chi ancora non fosse a conoscenza dei fatti, appare opportuno chiarirli. Con deliberazione numero 74 del 2007, la Giunta Comunale ha approvato un protocollo d'intesa per la cessione alla società Femite di 4.461.786 azioni di TSN, allora partecipata al Comune di Sellero e da altri azionisti pubblici. Con medesima deliberazione, la Giunta ha dato al sindaco il più ampio mandato per il perfezionamento di tutti gli atti necessari alla conclusione dell'operazione, compresa la sottoscrizione del protocollo d'intesa e dell'atto notarile di cessione delle quote. Con deliberazione 49 del 2005, 65 del 2005 e 37 del 2007, la Giunta Comunale ha deliberato 3 aumenti di capitale sociale della società TSN per un importo totale di 420.000 euro. Ricordiamo ancora una volta che per l'ultimo aumento di capitale il Comune ha acceso un mutuo trentennale, scadenza 2027, per euro
200.000 che ci costerà oltre 100.000 euro di interessi. Ebbene, noi crediamo che in tutti questi casi si sia commesso un grave illecito, in quanto riteniamo che la cessione delle quote societarie del proprietario comune di Sellero andasse esperita mediante procedura di evidenza pubblica. E ci sentiamo confortati in tal senso dalla Corte dei Conti del Veneto, che ha sancito la responsabilità del sindaco nel caso di vendita di una partecipazione societaria ritenuta al comune, sottolineando che la scelta della trattativa privata deve essere oggetto di una previa delibera consiliare autorizzativa della vendita della partecipazione societaria ed esplicativa delle particolari circostanze ritenute legittimanti la scelta di non procedere alla vendita nelle forme dell'evidenza pubblica. Nel nostro caso, invece, è quanto risulta agli atti trasmessi alla Corte dei Conti. Nessuna delibera consiliare ha mai autorizzato il sindaco al ricorso alla trattativa privata, né viene data notizia di particolari circostanze ostative al ricorso alla gara pubblica o alla licitazione privata. Inoltre, il mancato ricorso alla procedura di evidenza pubblica potrebbe aver prodotto un danno patrimoniale per l'ente che ha ceduto la sua partecipazione pari ad euro 230.893 per euro 277.071, realizzando solo a prezzi soli euro 0,10 per azione, corrispondenti a 46.178 euro complessivi, mentre un bando pubblico avrebbe forse attirato l'interesse di altri compratori disponibili a rilevare la quota messa a disposizione al comune di Sellero per una somma ancora maggiore. Ma questo la giunta di allora guidata al sindaco Laini, che attualmente l'attuale presidente di TSN nominato proprio dalla società Artende, ma composta per i tre quinti dagli stessi assessori odierni, non ha neppure pensato, visto che non si è posta neppure il problema di far stimare il valore della propria partecipazione tramite una perizia giurata, ma anche in questo caso si è accontentata delle briciole che gli acquirenti privati hanno lasciato sul piatto. Il tutto con l'assenso sia della loro segretaria comunale che del revisore dei conti, e ci risulta fosse contemporaneamente anche presidente del collegio sindacale della società Artende, acquirente privilegiato delle quote di TSN. Come non sottolineare poi l'operato della loro presidente di TSN, stiamo ovviamente parlando del regista di tutta l'operazione attuale sindaco Bersanelli, che ha avallato ed incoraggiato questa scellerata e a nostro parere illegittima operazione. Ma non finisce qui. È opportuno ricordare che l'articolo 42 del testo unico, che indica le competenze del Consiglio Comunale, al comma 1 individua proprio il Consiglio Comunale quale organo di indirizzo di controllo politico, amministrativo, mentre il comma 2 lettera E attribuisce al Consiglio la competenza esclusiva in materia di partecipazione agli enti locali e società di capitale. Ed il comma 4 sancisce che le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui l'articolo 42 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta a sottoporre ratifica nel Consiglio nei 60 giorni successivi, appena di decadenza. La cessione delle quote, così come gli aumenti di capitale deliberati dalla Giunta, si sarebbero dovuti quindi effettuare solo previa delibera autorizzativa da parte del Consiglio Comunale. Anche in questo caso siamo confortati nella nostra tesi del Consiglio di Stato, che ha ritenuto non condivisibile un'interpretazione restrittiva del comma 2 lettera E dell'articolo 42 del testo unico, per la quale la competenza consigliare potrebbe essere riferita solo all'assunzione e non alla variazione o dismissione da parte del comune della partecipazione in società di capitali. Atteso che la competenza consigliare non concerne solo l'assunzione di quote societarie, ma anche decisioni di variazioni e quindi di dismissioni che attengano alle partecipazioni dell'ente locale a società di capitali. Nel caso contrario, quindi nel nostro caso, verrebbe meno ogni competenza consigliare di indirizzo di controllo politico-amministrativo, consentendosi di verificare la competenza del Consiglio sull'assunzione di quote societarie. Appare quindi evidente come le procedure siano state distorte e disattese, facendo venir meno ogni prerogativa consigliare di indirizzo di controllo politico-amministrativo, consentendo al sindaco e alla giunta di verificare e prevaricare con il suo comportamento la competenza del Consiglio sull'assunzione di quote societarie. Nell'esposto inviato alla prefettura Corte dei Conti, che come dicevamo hanno avviato le istruttorie, e agli organi del comune che al contrario stanno ignorando la questione, abbiamo chiesto anche che venga svolta un'approfondita indagine in merito alle circostanze che nel 2009-2010 hanno portato alla totale estromissione del comune di Sellero dalla compagnia societaria TSN SpA. Estromissione che ha comportato per l'ente una perdita pari almeno al valore nominale della partecipazione residua, 476.320 azioni, equivalenti a 238.160 euro, ovvero 5,29% del capitale sociale. Anche in questo caso, nonostante la legge lo imponesse, nonostante tutte le richieste di portare l'argomento a valere l'organo consigliare effettuati ai sottoscritti, nulla è mai stato deliberato al Consiglio Comunale e questa sera siamo ancora qui a ripetere il solito triste teatrino con il sindaco e la sua maggioranza che tentano in vano di nascondere le proprie colpe anziché per una volta assumersene la piena responsabilità. Situazioni come queste, tutti quelli che come noi forse ingenuamente distinguono ancora la gestione della cosa pubblica dall'interesse personale,
viene sicuramente qualche dubbio sull'onestà intellettuale di taluni amministratori. In conclusione, è evidente come queste premesse portano ad un giudizio fallimentare sulla vostra politica, caratterizzata dalla svendita del patrimonio immobiliare dell'ente, da una scarsa qualità dei servizi offerti, da un'altrettanto scarsa capacità di gestione dei beni comunali, che porta alla creazione di troppe cattedrali nel deserto, quindi le famose creature, il numero di capannoni venuti ospiti, dal mancato supporto fornito alle attività commerciali, artigianali ed agricole, dalla mancanza di una seria responsabile politica in favore dei giovani e della cultura, per non parlare di quella del settore sociale, che si limita al minimo indispensabile. Carenze che si assommano alla totale mancanza di trasparenza nell'attività amministrativa, che dovrebbe essere un atto dovuto tale da rendere l'amministrazione pubblica, secondo la nostra immagine, una casa di vetro, alle continue inadempienze per cui siete stati più volte richiamati, alle ripetute legittimità che abbiamo segnalato, ai palesi conflitti di interessi di cui abbiamo parlato in precedenza, alla costante presenza di spese per l'iter, arbitraggi, consulenze, la gestione clientelare della cosa pubblica che privilegia solo gli amici e gli amici. Con queste premesse, concedetecelo, è fin troppo facile giustificare il nostro voto contrario al vostro rendiconto. Le vostre responsabilità, al di là della sfavorevole congiuntura economica, che continuate ad accampare come scusa, non possono non essere presi in considerazione, visto che in tutti questi anni non siete stati capaci di rendere attrattivo il nostro paese, magari privilegiando le politiche culturali e l'offerta di servizi adeguati ai cittadini, ma dimostrando invece un'incapacità profonda nel far sfruttare la peculiarità e le risorse del nostro comune, e nel contempo una grande abilità nello sfruttare e esprimere tutto quello che poteva favorire il vostro interesse personale. Ormai, ma già da diverso tempo, la vostra compagine non ha più alcun progetto politico di sviluppo per un concreto miglioramento della qualità della vita, se non quello di continuare a comandare per i propri tornaconti personali e coltivare quello che ormai è diventato uno sterile consenso. Anche quel falso unanimismo di pura facciata sta uscendo allo scoperto e il malcontento, è risaputo, serpeggia anche all'interno del vostro gruppo. Da troppo si tira a campare, si improvvisa, si rincorrono solo le vostre emergenze, individuando le priorità solo sulla base dei contributi disponibili e non viceversa. Di tutti in attesa della scadenza del mandato che forse non è poi così lontana da venire come si potrebbe credere. Il risultato del rendiconto 2010 oggi in approvazione nella prova, 12.000 euro di avanzo e zero risultati sono un insulto ai cittadini. Se pensiamo che gli altri comuni della valle, anche quelli vicini, chiudono con avanzi di amministrazione 10-15 volte superiori al nostro e contemporaneamente riescono ad assicurare, sebbene con difficoltà, servizi e benefici per la popolazione. Crediamo che Sella abbia davvero bisogno di un nuovo sindaco che insieme ad un nuovo equipaggio sappia far prendere il largo a questa nave. Un sindaco che abbia come priorità e come obiettivi una nuova democrazia partecipativa, tanta trasparenza e soprattutto il bene comune. Questo è il nostro auspicio per il bene dei nostri concittadini. Lo diciamo senza ironia, né intento offensivo per chi oggi ha l'onore e l'onere di sedere attorno a questo tavolo e per chi avrà l'onore e l'onere di sedere in futuro. Non siamo andati qui a far numero neppure per fare esercizio di devozione. Di molti colleghi seduti in quest'aula non abbiamo mai sentito la voce con un suo pensiero. Quando sei un ministro bisogna essere in grado di fare delle scelte e prendere delle posizioni forti per il bene della comunità amministrata. Anche se questo vuol dire andare contro il proprio sindaco e la propria giunta e certificarne una volta per tutte il fallimento politico. Purtroppo oggi il nostro comune è una nave senza rotta che naviga vista verso un futuro adesso di noi. Signor sindaco, signor assessore, dove volete portarci? Ammesso che almeno voi lo sappiate. Grazie. Però è anche vero che lo stesso decreto non viene
ultimi articoli, non so se è il numero 6 o 4, si dice comunque che il comune può partecipare alle società private di pubblica utilità. Quindi poi quando rispondi, quindi vuol dire se non è pubblica utilità oppure ne vogliamo ancora. E comunque siamo sul discorso di ASEAN, questo era quanto riguardava l'azzeramento del capitale. Quanto in tempo però non giustifica tutti gli aumenti che risalgono davvero all'amministrazione precedente, tutti gli aumenti di capitale che risalgono a prima, li sarebbero dovuti passare ugualmente in consiglio. Questa è un'altra cosa. Un altro punto che volevo sottolineare riguarda il discorso della ragioniere, che diciamo tra virgolette, non è senso come arrivo, è stato un po' la causa del ritardo. Ricordiamo che, come è stato detto, il ragioniere è del comune di Iona, mentre noi facciamo parte di uno dei comuni del Basso di Oletto. E quindi anche qui si potrebbe discutere su questo punto. L'ultima cosa, probabilmente, riassumiamo, riguarda, adesso non c'è nei particolari di tutto quello che volevo chiedere, se no facciamo altro che notte, ad esempio nel rendiconto riguarda esempio la tassa di rifiuti, anche per fare un esempio, risultano mancate ancora alcune entrate da casa, non mi ricordo se sono 50.000 euro, se per esempio adesso non mi ricordo, comunque su quanto previsto è entrato in casa tot, mentre tot è ancora in sospeso di entrare, e volevo chiedere una spiegazione al massimo. Allora io faccio una precisazione che è generale, perché dopo non vorrei che si ritornasse sempre sulla questione. Allora, il debito fuori bilancio che c'era, era stato previsto in bilancio come spesa di amministrazione. Una volta riconosciuto, la scrittura in bilancio è piena. Non c'è bisogno di segnare un'altra volta. Questo è chiaro, perché altrimenti ritorniamo sempre, cioè si continua sempre a girare intorno alle stesse cose, ecco. Detto questo, allora bisogna che, per quanto riguarda la tassa dei rifiuti, la cosa è semplice, gli incassi, questo qui è un bilancio che si chiude a 31-12, c'è una parte che viene accertata dopo l'accertamento di incasso materiale, cioè, con la prossima diciamo uscita di tre anni. Perché la razza della legge è quella di evitare partecipazione. Questo è il punto. Te lo consiglio.
diciamo così, che se non ci fosse stata questa legge avremmo contato la possibilità di ricapitalizzare o meno. E appena passato è stato evidentemente è stato fatto delle valutazioni che ritenevano opportuno ricapitalizzare. Questo è il mio parere, e il mio parere personale era che allora probabilmente questo genere di capitalizzazione poteva avere un significato sulle aziende, non so, ma il discorso della non so fare delle ipotesi, sinceramente credo che ci siano state fatte delle valutazioni che suggerivano di fare questa operazione. Io sinceramente ne prendo atto e non ci trovo niente di particolare su un interessamento uguale che hanno ricapitalizzato anche lo stesso comune, sì. Non è una cosa che mi chiede scusa. C'è ancora qualcosa? Discorso della ragioniere. Per quanto riguarda il ragioniere, c'è forse il segretario che può dire meglio, abbiamo un discorso adesso, stiamo cercando di risolvere questa problematica, non è che possiamo andare avanti sempre con il ragioniere del comune di Oro, anche come si chiama in compartecipazione con l'Unione dei Comuni, dovrebbe essere una delle cose che si fanno. Però l'attività deve comunque andare avanti. Non è che la pubblica amministrazione può assumere il primo che passa per la strada, neanche se fosse previsto. Ci sono delle regole, ce le ricordate tutte le volte, bisogna fare mille procedure. E quindi direi questo, vorrei dire un'ultima cosa, anzi non la dico, è abbastanza inutile, considerato il tono della produzione del consigliere Damiolini, per cui cioè, voglio dire, o si utilizza lo stesso tono, si finisce a coltellato, se no si faccia perdere, preferisco soprassedere. Credo che per quanto mi riguarda, la mia coscienza non sia anche tranquillo, oggi anche domani, arriverà anche il progetto per il futuro. Grazie, altri? Una tempistica su questo discorso del passato, della ragioniere o comunque alla ragione di comune. Abbiamo un'idea, un mese, 5 mesi, un anno. Aiutarmi. Primo gennaio sapete che non di cui c'è il nostro governo fa parte della noi sono dipendenti dell'Unione. Abbiamo già avviato un progetto con dei fondi di una vita per quanto riguarda la informatizzazione del comune di Sellero. Insomma, per la decisione è quella di dotare anche Sellero dalla stessa. Gli stessi software che sono utilizzati nel comune e il progetto, che è un progetto che sta andando avanti anche all'interno della denuncia di aggiornamento di quello che esamino, è un progetto che ci dovrebbe consentire quando il progetto arriverà a regime, c'è un progetto che prevede un lavoro di più di 2 anni, praticamente ci consentirà di mettere in comunicazione tutte le postazioni di lavoro all'interno del centro comunale. Cioè questo consentirà qualsiasi operatore, ovviamente utilizzando delle apposite password, di lavorare sui computer anche in tutti gli altri comuni. Cioè questo dovrebbe garantire all'operatore la possibilità anche di sostituzione di dipendenti e di interventi direttamente sui computer di un comune, per non ci sarà più di spostare il ragioniere di Saviore o di Verzolemo o di Cedevolo a Sellero per fare il lavoro del ragioniere di Sellero. Ma si potrà fare direttamente dalla postazione che è presente all'interno di ogni comune. Cioè questo è un processo che credo che anche gli altri comuni hanno fatto per garantire in modo particolare questo, una soluzione a questo tipo di problemi, cioè quando si assenta manco qualcuno all'interno di comune. E consente sicuramente di far fronte in modo abbastanza positivo nelle assenze di carattere temporale. Se le loro ci troviamo di fronte a un'assenza che oramai è diventata definitiva e qui bisogna fare una ragione avanti con gli amministratori per trovare una soluzione che sia duratura nel tempo. E io penso che, visto che adesso le situazioni per quanto riguarda anche le sofferenze di bilancio del comune nel medio termine sembra che ci diano maggiori garanzie, io penso che nel 2012 potremmo essere in grado di andare anche a prevedere un'integrazione di quella della dotazione organica nell'ambito dell'Unione dei Comuni con una figura che sia prevalentemente dedicata a tutto il servizio del comune di Sellero. Grazie segretario. Altri? Io non aggiungo niente, la lezione è stata fatta, quindi io prendo atto e cerchiamo di fare avanti il più possibile lavorando tutti i giorni, come facciamo. Le indicazioni fatte dal gruppo di minoranza.
fa il nostro famoso segretario, un ringraziamento forte, ma veramente forte, al dottor Bazzana per quello che ha fatto in questo anno e mezzo che è qui, con tutte le difficoltà che lui ha incontrato per suoi problemi personali, perché insomma da febbraio è diventato anche papà, un padre a Brescia, e si è dato disponibile, quindi io credo che al di là degli auguri che sono in circostanza, ha sentito il comune comunque con grande personalità e di questo credo ne va dato atto, anche se purtroppo diciamo così non abbiamo rispettato poi come si dice i termini previsti, dando anche all'esterno, leggevamo questa mattina sul giornale che il capogruppo della minoranza da Violini ha così chiesto e ha detto che oggi ci sarebbe stata battaglia, che sarebbero state arrivare i commissari, insomma è un po' un leitmotiv che poi viene fuori quindi ancora anche dalla relazione, dalla moda del cielo, giusto voi fate il vostro lavoro e quindi credo che noi compatibilmente con quelle che sono le esigenze, le necessità, cerchiamo di portare avanti sempre con la grande disponibilità e grande onestà di quello che fate trasparire nella vostra relazione. E quindi questa è un po' la cosa che voglio dire. Il dottor Barzano lo ringraziamo insieme anche al segretario. Il segretario ha in questo momento Beato Loio, non so se dico Beato Loio, 8 comuni, tra i quali Dover, Vienno, quindi comuni di una certa malegno, di una certa consistenza, è sempre comunque disponibile e quindi anche a lui va il nostro ringraziamento, credo che poi fa funzionare la stazione comunale, poi sì ci sono gli amministratori, ma se non abbiamo dei dipendenti veramente preparati, capaci come credo li abbiamo noi, li abbiamo sempre ringraziati, anche credo la minoranza vede qualche passaggio che fanno, ringraziano i dipendenti, perché poi giustamente fanno richieste di documenti e quindi vanno a vedere, mi sembra di averli visti sempre disponibili e quindi credo che, senza voler giustificare niente, bisogna fare questo passaggio, insomma, ringraziare il segretario di Corbazzani per quello che comunque hanno fatto in questo anno e poi comunque, come diceva il segretario, l'impegno nostro e comunque dell'Unione dei Comuni è quello adesso di andare a cercare figure che possono costituire, anche perché diciamo ci ha dato un ultimatum sinceramente, non è che ha detto adesso io sto qui sempre, ci ha dato un ultimatum il sindaco di Olmo, al quale abbiamo già espresso il ringraziamento all'assessore, che al quale io unisco, ma adesso l'ultimatum è anche suo, nel senso che guardate che io adesso più di tanto non riesco a resistere, e quindi guardatevi in giro perché insomma credo che sia il momento di cominciare a guardare, non è facile, siamo in un momento di difficoltà anche sul discorso Unione, però abbiamo chiesto ancora pazienza, abbiamo la seconda di ferie, quindi adesso poi magari torna un po' più carico, vediamo un po'. Grazie. Passiamo allora alla votazione della relazione numero 14, approvazione dei conti di gestione anno 2010, contrari? Favorevoli? Numero 15, l'individuazione degli organi collegiali, dei studi dispensati, delle persone che scusate, l'immediata pubblicità della delibera, che è favorevole. Ordine numero 3, numero 15, l'individuazione degli organi collegiali, dei studi dispensati, delle persone che istituzionali del Comune di Siero, si articolano per 7, che collegi 18-8-2000. La giunta propone di individuare ai fini per il conseguimento dei fini istituzionali delle stazioni seguenti, le seguenti commissioni, commissione di inizio criminale, commissione per l'assegnazione delle borse di studio intitolate alle Regione di Rovini, commissione per l'assegnazione delle borse di studio intitolate alla frazione Novella. Di dare atto che poi ci sono altre specifiche all'ordine a livello nazionale e regionale che ci impongono le commissioni, come la commissione elettorale, la commissione per il paesaggio, la commissione per il rilascio delle licenze del servizio di autonoleggio, la Commissione per la formazione degli enti comunali dei cittadini, possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare. Interventi? Visto che c'è sempre che lo dico. No, io volevo solo sottolineare la scarsità delle commissioni, come mi ha segnalato ancora dall'inizio, da questa amministrazione, perché ritengo che tornarsi con le commissioni, soprattutto su alcuni punti su cui possiamo trovarci e discutere, possa essere solo utile per la comunità, per dare quella spinta in più, visto che il paese è un po' abbastanza.
Altri? Prego. Niente, io direi che ci aggiungiamo, noi dico di toglierne una, l'abbiamo già detto, secondo noi la commissione edilizia e la commissione del paesaggio potrebbero essere fuse anche, tanto che mi sembra, visto che abbiamo prima convocate quasi sempre insieme. E in merito a questo ne stavamo parlando, visto che le altre abbiamo male per legge o in base a quello che hanno una garanzia, visto che anche il testo unico prevede quando il Consiglio sia parte di commissioni perché siano costituite con criterio proporzionale, visto che quanto pare questa è una delibera di competenza del Consiglio, cioè, si pensava di chiedere se il coinvolgimento della minoranza nelle nomine, la possibilità di indicare almeno un commissario comunque all'interno di quella che è la commissione edilizia o quella che noi vorremmo diventasse la commissione urbanistica edilizia di paesaggio. Quindi a questo punto la minoranza è una questione più alta di trasparenza, di quale potrebbe essere anche un aspetto. Non so se c'è un obbligo di legge, se ci sia la possibilità di averla. Di questo sinceramente non lo so, mi trovo in ignoranza. Volevo appunto chiedere al segretario se, dato che penso che sia di nomina della giunta quella la competenza, quindi la giunta può decidere liberamente chi è una questione di iscrizione. Sindaco, se aveva tempo, a suo tempo, quando avevamo chiesto, ci aveva detto che la minoranza riteneva di non dover coinvolgere, la maggioranza riteneva di non dover coinvolgere la minoranza. Vogliamo richiederlo? No, nella promozione. Hai detto tu? Ah, mi sembra che. Ci sono già rappresentanti. Non è stato che c'è. Niente alla Lega? Non c'è neanche uno iscritto alla Lega. Ma in freddo Pierino? Non è iscritto alla Lega. Ma non c'è iscritto a Pierino? No, lo dico io perché lo so. Vediamo i punti su lei, ma non è vero che lui era militante della sezione di Ono, la sezione di Ono non esiste, quindi non è più militante. A parte quello, su cui io faccio parte della commissione edilizia, vorrei sapere sempre cosa vuol dire quella trasparenza qua. Pensi forse che qualcuno della commissione edilizia venga qui e faccia proprio i tizi? Assolutamente no. Qui c'è un tecnico competente che decide quello che deve fare, no? Ma assolutamente no, allora spieghiamo trasparenza non deve essere una cosa trasparenza abbiamo una cosa, prendiamo atto di questa cosa, assolutamente no. La proposta è, prego, se c'è una puntualizzazione sul discorso della modificazione della commissione di edilizia paesaggistica. Voi sapete che la commissione paesaggistica è una commissione espressamente prevista come vedo parlare da parte. Non solo è prevista l'obbligo della funzione paesistica, ma la legge regionale prevede proprio anche le caratteristiche che devono avere i componenti della commissione paesaggistica o paesistica. Sull'edilizia è una commissione che l'amministrazione comunale potrebbe decidere anche di sciogliere, tant'è che se non adottasse questa delibera dovrebbe decidere di confermarla, la commissione edilizia andrebbe a sciogliere. In alcuni comuni, per ovviare agli inconvenienti, un ritardo magari nei tempi, perché una pratica va in commissione paesistica, poi va in edilizia, poi ritorna, hanno deciso da un po' di tempo a questa parte di convocarla congiuntamente, in modo da evitare perdite di tempo per i passaggi che ci possono essere in una pratica da una commissione all'altra. Tante volte, convocandola congiuntamente, si evita un passaggio e si accorciano i tempi. Grazie segretario, con questa proposta passiamo ora alla votazione del terzo punto dell'ordine del giorno, che è una proposta fatta dalla giunta. Chi si astiene? Chi è contrario? Favorevoli? Grazie, buonasera.